Beh, è un bilancio dove abbiamo consolidato quella marcia in più che avevamo promesso con forti investimenti, tra diretti e indiretti oltre 260 milioni di investimenti in questi anni, quindi la città sta riprendendosi, sta rafforzando le proprie strategie d'attacco per stare in prima fila, per essere nelle condizioni di avere orgoglio, passione, ma soprattutto essere in grado ancora di sfidare il futuro. Modena è più forte della paura. Modena è la condizione per lavorare tutti insieme. C'è un grande gioco di squadra, c'è una comunità che ha voglia di avere Modena nel cuore e di costruire futuro. E quindi mi pare che ci siano le condizioni per andare avanti. Io, come ho detto, sono disponibile per costruire un'alleanza, per partecipare. Noi parliamo del noi insieme dobbiamo costruire la condizione di un'alleanza. È un'alleanza per chi ha Modena nel cuore, per chi vuole continuare ad avere valori profondi e a costruire una comunità che vuole guardare al futuro. La sicurezza è un tema che va affrontato a 360 gradi, tutti insieme. Le forze dello Stato, che ringrazio per l'impegno, devono continuare. Io vorrei che il Ministro degli Interni lavorasse da Ministro degli Interni e che rispondesse alle esigenze della nostra comunità con la richiesta di più forze dell'ordine, con la richiesta di collaborazione, ma vedo che è impegnata a fare altro. E soprattutto io credo che dobbiamo continuare per il pezzo di nostra competenza con il piano sicurezza urbana, con la collaborazione di tanti generosi concittadini che vogliono insieme a noi, in quel gioco di squadra, avere gli occhi e le sentinelle della città e quindi la sicurezza è un elemento fondamentale. Le sicurezze per la verità, perché attraverso la sala ibrida come le scelte del welfare, poi dopo noi creiamo le condizioni per credere di più in Modena e quando credi in più in Modena sei tutto più robusto, anche sulle scelte urbanistiche, perché alla fine noi dobbiamo essere attrattivi, la città compatta, dobbiamo riportare i giovani a Modena perché continuano a uscire e dobbiamo ricreare le condizioni per avere una comunità attrattiva con i giovani che debbono essere il nostro futuro. Beh, tutte le elezioni sono sfidanti, la sfida è democrazia e quindi continueremo ad avere i nostri programmi, continueremo a ragionare con Modena nel cuore, continueremo a ragionare dentro la città per ascoltare, trasformare, farla crescere, creare opportunità e creare futuro. E quindi la sfida poi è la democrazia, e questa è la bellezza della libertà e della democrazia.